Allora, io sono Marco e sono il narratore di questo spettacolo che si intitola Nelson, prodotto dalla compagnia Anfiteatro e arriviamo da Como. E Nelson è uno spettacolo nato 2 anni fa e racconta la storia di Nelson Mandela, che ha cambiato le sorti di una nazione, del Sudafrica, e forse anche un pochettino del mondo, lo ha migliorato, ecco. Nelson nasce all'interno di un progetto più ampio sulla giustizia riparativa, un nuovo concetto, non esattamente nuovo, ma un modo nuovo di intendere la giustizia, per cui attraverso la giustizia riparativa si cerca l'incontro tra la vittima e il reo. Quando ci è stato proposto di affrontare il tema in modo che si potesse introdurre questo tema alle scuole o comunque al pubblico in generale, prima in termini emozionali, cioè attraverso i linguaggi del teatro, e per poi successivamente poter approfondire in modo più scientifico appunto i temi della giustizia riparativa. Inizialmente a me è venuto in mente di lavorare su un'esperienza dalla quale poi è stato pubblicato il libro del contatto, cioè questo incontro tra terroristi, ex terroristi e le vittime o parenti, figli delle vittime del terrorismo. Quindi inizialmente mi stavo concentrando su questa grande storia e poi invece ho avuto l'idea di andare un pochettino più indietro, un po' alle origini anche di questo modo di concepire la giustizia. Parlare di Nelson Mandela è stato così piuttosto naturale. Il poter raccontare storie importanti è veramente un piacere indescrivibile. E raccontare di una figura come quella di Nelson Mandela veramente mi porta a dei livelli di piacere indescrivibili, perché senti che quello che stai facendo è utile, serve, perché molti non conoscono la storia di quest'uomo. E a volte studiandola soltanto sui libri non si riesce a fare arrivare quella potenza emotiva invece che il teatro, che è una forma di linguaggio così speciale, invece ecco, permette. La difficoltà principale è quella di raccontare, ovviamente, proprio da un punto di vista drammaturgico, raccontare un'esistenza così complessa, così ricca, così sfaccettata, l'esistenza di un uomo così straordinario, raccontare non più di 90 anni di questa vita e concentrarla, condensarla in un'ora. Ecco, io parlo dell'esempio che lui ha dato. Cito anche delle sue frasi che sono ormai iconografiche, sono scritte su tutti i libri. E nel dirle, cerco un po' quella forza che lui invece aveva nella semplicità. Cioè, per lui era una frase normale, ma quando io la ripeto mi sembra qualcosa che, ma sono all'altezza di dire questa frase.